Maria Maggiore, casa circondariale di via Venezia, con Giovanni dell'Olivo per una delle prime iniziative che facciamo fuori dal carcere per far sentire ai detenuti che è una questione di dignità, ed è una questione di dignità per la città di Venezia, non solo per chi sta dentro il carcere. Assolutamente, questo è uno dei modi per cercare di fare un po' di democrazia dal basso finalmente, e questo è il segno che sta cambiando qualcosa in questo paese. Del resto una città che ha tre carceri al suo interno, uno femminile che peraltro vive una condizione molto diversa da questo. Questo che è una delle peggiori vergogne che noi abbiamo nel nostro paese, non solo Venezia, rende necessario una presa di posizione. Poi peraltro Venezia ha un rapporto con le sue carceri che è endemico, noi conosciamo tanti dei carcerati che stanno qua dentro e fa parte proprio dell'essere noi, e quindi bisogna essere in qualche modo solidari, e questo è quello che abbiamo fatto. Poi fare i coaching su queste cose qui forse può essere considerato politicamente scorretto. Tuttavia è un modo per dimostrare che il libero arbitrio è solo nella mente delle persone di destra. Grazie.